Signor Matteo Salvini. Matteo Salvini. Da? Milano. Da Milano. Milano. Di professione? Di professione nulla facente. Lo sfidante, il signor Matteo Salvini. Oh, bene, 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 bene. Da Milano. Milano. Di professione? Di professione nulla facente, iscritto all'università in attesa di dare esami quando gli sviluppi lo permetteranno. In che senso? E che sto preparando. Sto studiando. Sì. Ma è iscritto al primo anno? Primo anno, sì. Ah, perbacco. Come hobby mi piace pescare, cercare funghi. La montagna, i funghi. Ah, bene, i funghi? I funghi. Ah, allora ci racconterà magari qualcosa sui funghi. Sì. Ma è benissimo, è una cosa meravigliosa, è meraviglioso, è 96, beh, è importante. Vediamo, 80 per la signorina, 90 per il signor Salvini, uno pari, uno pari. Signor Salvini. Vabbè, la partenza è difficile, quindi... Lei... Signor Salvini. Incassare tangente. Ma bravissimo! Incassare tangente. Guarda. Vengo da Milano, ne so qualcosa. Se non lo indovino io, chi lo indovina? Signor Salvini, Granada. Granada, Un formaggio che aveva già. Allora. Donna sposata con un appartenente al più basso livello delle forze armate. Signor Salvini. La moglie del soldato. La moglie del soldato. Accidentaccio. A Milano si dice che sono... Come? Gatto. Cinque pari. Un dessert, meno male, una cosa energetica, Traducirmi, Un dessert, bravo! E adesso a tre portate. Artemide, dea greca della caccia, ma anche patrona della castità o della lussuria? Lussuria. Aia, no, della castità, della castità. Ma signor Salvini. Fortunatissimo. Chi era il mite re di Roma amato da Egeria? Romolo o Numa Pompilio? Numa Pompilio. Certamente. Un
primo. Una aragosta. Credo che l'esultanza della signorina Antoni in qualche modo vi abbia già fatto capire l'esito di questa gara. Il signor Salvini... Signor Salvini, sono altre le sfortune. Sono altre le sfortune vere, ha ragione, complimenti. Poi torna a casa con 1.100.000, oh! Sputa, sì. Desolato, signor Salvini.